Buonasera a tutti, e siamo particolarmente contenti stasera di ospitare nella videoconferenza il piacevole ed interessante volume del professor Rack, Napoli Civile, un affascinante affresco di 30 anni dal secolo XVII, ritenuto dall'autore emblematico della trasformazione del popolo napoletano come protagonista sulla via della modernità europea in tantissimi ambiti. Dalla letteratura al teatro e alla musica, dalla stampa alla medicina, dal diritto alle scienze naturali, dalle arti visive alle scienze applicate. Testimoni di questa varietà di temi che affronta il volume sono le diverse competenze dei professori presenti stasera e che vanno da Lorenza Gianfrancesco dell'Università di Chichester, membro fondatore del nostro centro, che già conosciamo per un'affascinante e eccellente videoconferenza sulle Accademie Napoletane del Rinascimento. Ha lavorato a lungo sulla dimensione transnazionale della sfera urbana di Napoli, ha pubblicato saggi sulla storia del libro nell'Italia meridionale, nella prima età moderna, sull'eruzione del Vesuvio del 1631 e sull'alchimia della Napoli rinascimentale. Esplora il ruolo di Napoli all'interno del più ampio contesto mediterraneo, con focus sulla schiavitù e la marginalità dei ceti popolari napoletani. Poi ci sta il professor Dingo Fabris dell'Università della Basilicata, uno dei musicologi italiani più accreditati a livello internazionale, che nell'ambito della iconografia musicale si è dedicato negli ultimi anni al tema Caravaggio e la musica, su cui sta preparando un libro. Ha tenuto centinaia di conferenze e seminari in Italia, in Europa, in Asia, Australia, Stati Uniti, Canada e America Latina. È stato anche per 3 stagioni direttore artistico del Teatro Petruzzelli di Bari e collabora con il Master di Musica Antica del Conservatorio di Napoli, oltre ad essere responsabile scientifico del nuovo Dipartimento di Ricerca, Editoria e Comunicazione del Teatro San Carlo di Napoli. Poi abbiamo un altro esperto di musica, che è il professor Gianfranco Salvatore dell'Università di Lecce, ed è etnomusicologo e specialista in antropologia musicale. Le sue competenze vanno dagli aspetti musicali e antropologici dal blues al linguaggio del jazz moderno e contemporaneo, dalla moresca come ibridazione di forme coreutiche e musicali afro-mediterranea, dalla moresca come ibridazione di forme coreutiche e musicali dalle origini della tarantella, alle ricerche sul campo della tradizione musicale pugliese relative al tarantismo. Last but not least, presento la professoressa Giovanna Zaganelli, ordinaria di semiotica del testo dell'Università per gli Stranieri di Perugia, una materia a me particolarmente cara, su cui ho lavorato per oltre 20 anni prima di essere coinvolto nell'avventura della Portiana. La professoressa Zaganelli insegna anche all'Università di Roma III, coordina il dottorato internazionale di ricerca in scienze del libro e della scrittura presso l'Università per Stranieri di Perugia, è membro del comitato direttivo dell'importante rivista Semiotica. I suoi interessi scientifici spaziano dalla semiotica visiva alla narratologia, alla critica letteraria, fino alle recenti ricerche di studi cognitivi. Ed infine è superfluo, per la sua notorietà, a presentare il protagonista di stasera, il professor Rack, una conoscenza reciproca che risale a oltre 50 anni fa. Il professor Rack, allievo e assistente di Salvatore Battaglia, appartiene alla cosiddetta scuola napoletana che ha visto come protagonisti Giancarlo Mazzacurati, Francesco Bruni, Giorgio Fulco, Vittorio Russo ed altri ancora. È stato docente di sociologia della letteratura alla Federico II e successivamente di letteratura italiana all'Università di Palermo per approdare alla storia della critica
della storiografia letteraria dell'Università di Siena e a quelle di Arezzo per la sociologia dell'arte e della letteratura. Tuttavia, a differenza degli altri membri della scuola di appartenenza, ha allargato i suoi interessi a più vasti orizzonti, quali gli insiemi testuali degli ex voto, la comunicazione politica della città moderna, le feste, la genesi del racconto fiabesco nella cultura europea, i processi storici di affermazione della lingua letteraria napoletana nella cultura europea, il ruolo dei linguaggi d'arte nella rappresentazione sociale, il rapporto tra le istituzioni culturali e il linguaggio politico a Napoli nel Seicento. Tutti i temi affrontati in questo volume che presentiamo stasera. Inoltre, più di 20 anni fa, ha fondato l'Osservatorio Permanente Europeo della Letteratura e della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienza del Testo. È componente della Commissione Europea del Patrimonio Culturale Italiano. Ha avuto tanti allievi, di cui molti hanno assicurato la loro presenza stasera per rendergli omaggio. Iniziò coraggiosamente i suoi studi sul barocco negli anni 60, quando era ancora in vigore l'ostracismo crociano e soprattutto dei crociani su questo periodo storico. Fin da allora ha indagato sul testo, sulle feste, sulla letteratura di questo periodo, traducendo tra l'altro in maniera magistrale il Conto dei Conti di Giambattista Basile, ormai illeggibile essendo redatto in napoletano antico. Tra le varie traduzioni del testo, la sua, e non è una piaggeria, ve lo assicuro, a mio parere è la più fedele. Ha lavorato, come ho già accennato, sul genere fiabesco come fenomeno letterario, ma soprattutto storico, sociologico e antropologico, utilizzando anche gli strumenti forniti dalla narratologia e dalla semiotica. Frutto maturo di tutto questo enorme e complesso lavoro è il volume che presentiamo stasera sulla Napoli del Seicento, la cui straordinaria varietà verrà messa in luce dai nostri amici presenti, iniziando proprio dalla professoressa Gianfrancesco, qui passo immediatamente la parola. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera, un ringraziamento prima di iniziare al professor Paulella per aver organizzato questo evento. Saluto anche il professor Michele Racca, di cui io sono un'allieva, e i professori Edinco Fabris, Gianfranco Salvatore e la professoressa Giovanna Zaganelli. È per me un onore essere qui stasera e di partecipare alla presentazione dell'ultimo splendido lavoro di Michele Racca, vale a dire Napoli Civile. Il professor Rack, come giustamente ha detto il professor Paulella poc'anzi, non ha bisogno di essere presentato. Conosciamo tutti i suoi lavori e l'importanza che essi continuano ad avere per chiunque studi la Napoli della prima modernità. Ma gli studi del professor Rack accorpano anche altri contesti e secondo una traiettoria che dalla prima modernità giunge al contemporaneo e alle trasformazioni sollecitate dalla cultura mediale. Egli è stato iniziatore di una linea di pensiero storiografico impiantata sul dialogo interdisciplinare tra generi letterari e movimenti artistici, semiotica, arti visuali e scienze del testo, come ci ha anticipato il professor Paulella. Michele Rack si è imposto come uno dei massimi esponenti di una metodologia volta a ricostruire la funzione simbolica e sociologica di una vasta varietà e tipologia di fonti, dalle arti visive alla letteratura, dai trattati scientifici alle feste, dalla genesi del moderno fino alla cultura dei media. Tra i filoni di ricerca più fecondi nella ricca produzione scrittoria di Michele Rack spiccano sicuramente gli studi sul barocco e i linguaggi artistici dell'identità di Napoli e del regno di Napoli e del sud Italia. E qui vorrei citare dei testi chiave sui quali anche io mi sono formata, vale a dire, e come il professor Paulella ci anticipava, la splendida edizione italiana dello Conto dei Conti, pubblicata da Garzanti nel 1986, che è diventata un bestseller e un punto di riferimento non solo nella storiografia europea, ma anche nella storiografia anglofona, soprattutto americana, degli ultimi 30 anni.
a cui vorrei aggiungere anche testi chiave come Napoli Gentile, Immagine e Scrittura e più recentemente L'Occhio Barocco e A Dismisura d'Uomo. Tutti questi testi hanno ricostruito le fasi più importanti del barocco napoletano, ma rispetto non solo alla specificità del suo contesto locale, ma anche rispetto al posizionamento del milieu napoletano nello scacchiere non solo peninsulare, ma anche europeo ed extraeuropeo, almeno in un contesto più contemporaneo. Con l'uscita di Napoli Civile, Michele Rack ci offre un altro validissimo contributo alla conoscenza della Napoli seicentesca, con i suoi modi culturali e le complesse sfaccettature della sua sfera urbana. I 10 capitoli che compongono questo splendido testo sciolgono ognuno aspetti di una trama fatta di contatti e mobilità, spazi pubblici e privati, dinamiche e territorialità cetuali, modalità comunicative diverse e dialoganti con un cosmo urbano multiculturale. E questa parola è forse un troppo che ritroviamo in tutto il testo, perché non dimentichiamo che al tempo, vale a dire nel 600, nel primo 600 in particolare, Napoli era la capitale più popolosa d'Europa. Non lo era Parigi, era Napoli, con circa 500.000 abitanti che tra residenti e pendolari si incontravano lungo le arterie dei seggi, al porto e nelle piazze, nelle varie piazze di Napoli. Era questo un brulichio umano composito ed accorpante da un lato la diversità mediterranea che popolava Napoli attraverso la presenza di varie comunità, quali quella dei genovesi, dei fiorentini, dei siciliani, dei calabresi, dei ragusiani, dei greci, tanto per citarne alcune, e naturalmente degli spagnoli, e dall'altro la presenza anche di altri contesti europei. E fu il caso sicuramente delle comunità olandese e inglese che si stanziarono a Napoli nel periodo storico che il professor Rack analizza in Napoli Civile. Quindi in questo testo Michele Rack ripercorre i cambiamenti che annodano la storia della città lungo un asse cronologico contrassegnato da rimorgimenti ambientali, crisi politiche ed epidemie. Da storica vorrei soffermarmi proprio su questi aspetti di Napoli Civile. I terremoti, ad esempio, che colpirono la città a seguito della catastrofica eruzione del Vesuvio avvenuta nel 1631, l'evento naturale più catastrofico della storia europea del XVII secolo, e poi la rivolta di Masaniello del 1647 e la peste un po' più qualche anno dopo del 1656, fanno da sfondo ad un'analisi delle modalità attraverso cui il popolo civile ha configurato e rappresentato la propria identità. Come Michele Rack ci spiega, il popolo civile era un gruppo socialmente composito e in ascesa che accorpava vari segmenti della società napoletana, letterati, artisti, burocrati, uomini di legge, dottori, ma anche frange più umili, come quella del popolo menuto, e anche le folle ai margini, che compaiono nella ricca produzione storiografica, letteraria ed artistica creata all'interno di questo gruppo sociale. Dunque, questo nucleo tematico prende corpo in Napoli Civile attraverso un'indagine che coglie con precisione ed esattezza le sfaccettature reali e simboliche della sfera urbana napoletana in un periodo sostanziale della sua storia. E partiamo proprio dall'eruzione del 1631, che, come dicevo, è considerato senza alcun dubbio l'evento naturale più disastroso nella storia del Seicento europeo. L'eruzione del Vesuvio generò a Napoli una crisi che colpì ambiti diversi, dalla logistica legata alle complesse misure emergenziali, alle reazioni che frange diverse della popolazione espressero nello spazio pubblico, secondo modalità politiche e religiose che destabilizzarono in più momenti i rapporti tra potere costituito e masse. La complessa operazione comunicativa che ne derivò vide da subito il coinvolgimento di frange del popolo civile napoletano impegnate a vario modo nella teorizzazione di riflessioni filosofiche, dibattiti pluridisciplinari e messaggi che si imposero negli spazi dell'opinione pubblica cittadina secondo traiettorie ideologiche contrastanti che Michele Rack ricostruisce mirabilmente in questo testo.
Dunque, considerato il primo dei tre eventi che in circa 30 anni avrebbero modificato la composizione sociale di Napoli, l'eruzione del Vesuvio costituisce il tema centrale di un capitolo di Napoli civile che guarda questa volta alla catastrofe come tassello storico nella ricostruzione del ruolo del popolo civile nella vita della città. L'analisi di un corpo variegato e ricchissimo di fonti permette a Michele Rack di ricostruire il contributo di cronisti, letterati, uomini di clero, giuristi, scienziati e artisti nella elaborazione della memoria storica dell'evento che ci è stata regalata grazie al grande contributo scrittorio e anche in più campi creativi dal popolo civile. Questa memoria storica dell'evento, impressa appunto nella ricca produzione di immagini e scrittura plurigenere, che codificò anche le modalità di una complessa operazione di comunicazione orale. L'analisi del rapporto tra folle, sfera urbana e potere costituito continua secondo una traiettoria parallela nelle pagine che Napoli Civile dedica anche alla rivolta di Masaniello. Michele Rack guarda l'evento e ai suoi attori, nello sfondo di un contesto urbano stremato da pressioni economiche e conflitti sociali culminanti nella, e qui cito dal testo, nella destrutturazione dei valori e delle regole della società dei ranghi sotto la pressione dei nuovi gruppi che entravano in campo. E questi nuovi gruppi erano naturalmente i gruppi emergenti all'interno del popolo civile. E il ruolo che lo stesso ebbe nella rivolta si espresse anche nella costruzione, anche questa volta, della memoria storica dell'evento, secondo prerogative ideologiche contrastanti, e questo è un fatto fondamentale e importantissimo al fine di comprendere la complessità di questo evento e che Michele Rack spiega molto bene in questo capitolo. Quindi, secondo traiettorie contrastanti a livello ideologico che si mossero tra istanze monarchiche ed anche anelito repubblicano, ma che spesso guardarono al popolo basso come agente di storia. Rack analizza una varietà di fonti sulla rivolta che comprende, così come seguendo un metodo di ricerca e di analisi che accompagna anche gli altri capitoli di questo testo e la rivoluzione, l'eruzione del Vesuvio, Michele Rack analizza un quacervo di fonti che includono cronache, libretti, avvisi, fogli volanti, poemetti, dialoghi teatrali, lettere, la corrispondenza fu fittissima in questo periodo, e opuscoli circolanti ben oltre il contesto locale. Tale produzione consolidò un altro segmento della tradizione scrittoria di una frangia del popolo civile, definito, e qui cito ancora, il popolo alto dei medici, degli avvocati, degli insegnanti, degli scrivani e dei funzionari, cioè di coloro che direttamente o indirettamente erano coinvolti nel funzionamento della macchina statale a Napoli e che appartenevano nella maggior parte dei casi al popolo civile. La lettura di queste fonti offre un'analisi dei 9 giorni della rivolta e dei suoi protagonisti, dai moti di folle al collasso che si scontrarono nello spazio pubblico, ai piani politici di avvocati, scrittori ed accademici. Ecco, le accademie ritornano come troppo motivo ricorrente in molti dei capitoli di Napoli Civile ed è il mondo delle accademie che ci permette anche di cogliere delle nuance per quanto riguarda la presenza del popolo civile nella società del tempo, nella società napoletana del tempo. Durante il giorno della rivolta si consumò anche, come tutti lo sappiamo, la parabola di Masaniello che il professor Rack ci racconta in maniera dettagliata. Masaniello che fu, come sappiamo, inneggiato o vituperato da tanti, capo dei rivoltosi, ma anche tradito dagli stessi rivoltosi e pedina della secca ragion di Stato spagnola. L'immagine di Napoli che questa lettura propone è quella di una città afflitta da divisioni di fazioni e dalla manipolazione dall'alto dei gruppi in rivolta e dello stesso Masaniello, ma al contempo un'entità urbana di riferimento nel processo storico di disintegrazione del potere coloniale spagnolo. Michele Rack affronta la rivolta da un'angolatura
E questo è un fatto fondamentale, a mio avviso, che immette nell'analisi dei moti conflittuali fra potere straniero e città e che segna la distanza di Napoli civile da contesti storiografici legittimanti a vario modo il dominio spagnolo a Napoli e nel Regno. E in questo senso, Napoli civile si pone nell'ambito di un discorso storiografico che pone appunto le distanze dalla da processi storiografici confluiti nella produzione di molti testi che hanno legittimato invece la presenza spagnola a Napoli. Nella ricostruzione delle tipologie di crisi che colpirono la città nel XVII secolo, Michele Rack guarda all'ultimo poi dei tre eventi analizzati in Napoli civile. Vale a dire la peste del 1656, un evento disastroso anch'esso che decimò la popolazione napoletana. La letteratura in lingua napoletana, uscita dagli ambienti mediamente acculturati del popolo civile, offre anche in questo caso una lettura dei rivolgimenti sociali causati da quell'evento disastroso. E l'analisi dei testi prodotti da frange del popolo di civile offre veramente un'analisi originalissima dei fermenti e dei rimmolgimenti che occorsero nella società napoletana a seguito di quel catastrofico evento. E la fonte scelta, interessantissima per l'analisi dei cambiamenti improvvisi e violenti che colpirono Napoli, è un poemetto scritto in lingua letteraria napoletana, Napoli scontraffatto dopo la peste, di Giambattista Valentino, pubblicato più o meno, concluso nel 1656. Il lettore, leggendo questo capitolo apprende come dalla peste fosse emerso un contesto urbano alla rovescia, lacerato dalla frantumazione dei meccanismi regolanti i rapporti tra ceti e dominio. E inoltre, come questo evento avesse portato al dominio, anche se breve e caotico, di gruppi marginali. E in questo scenario inverosimile e soffocato dalla corsa al mutamento di status, quest'opera cronaca conferiva centralità anche agli zanni, cioè alle maschere della commedia dell'arte, come dice il professor Rack, che descrivevano compiutamente i nuovi ricchi e le loro pratiche. Quindi si assiste ad una sorta di realizzazione paradossale di un mondo alla rovescia, di quella che molti storici hanno chiamato il consolidamento, anche se breve, di un mondo upside down, alla rovescia, sotto sopra. Con la peste, il capovolgimento teatrale dei ruoli usciva, attraverso gli zanni, ad esempio, dalla dimensione comica del teatro e diveniva quotidianità osservabile. E questo è un elemento sostanziale e interessantissimo dell'analisi che Michele Rack propone di questo evento così doloroso nella storia di Napoli. Il realismo dell'opera di Valentino rimodulava anche il rapporto di tolleranza dei gruppi elitari, che erano i detentori tradizionali di committenza e controllo ideologico rispetto alla scrittura letteraria, che acquista una libertà particolare, sebbene breve. In questo stravolgimento, quindi, dell'ordine delle cose, della funzione mediatrice della poesia, Michele Rack riflette sul ruolo dello scrittore del popolo civile e sul valore della poesia di Valentino, egli stesso un rappresentante del popolo civile, naturalmente, nel raccontare, e qui cito dal testo, storie non con le sfumate e tranquillizzanti tonalità del romanzesco e del fantastico, ma con quelle crude e conflittuali della cronaca. Quindi la scrittura in questo momento momento in cui la società napoletana si smaglia e perde il suo ordine, la scrittura paradossalmente conquista uno spazio di libertà. E questo spazio di libertà scrittorio e quindi ideologico viene appropriato, come nel caso di Valentino, dai rappresentanti del popolo civile. Napoli civile è un sofisticato testo storico e la realizzazione di un progetto che analizza eventi e riflette su questioni riguardanti l'emergere e il consolidamento del ruolo del popolo civile nella storia di Napoli. L'analisi attenta di un corpus variegato di fonti,
Lasciatoci da questo segmento cettuale, permette a Michele Rack di tracciare i processi storico-culturali che ne identificarono la presenza nelle arti visuali, nella codificazione letteraria della lingua napoletana, e qui c'è uno splendido capitolo dedicato proprio a Giambattista Basile, tra gli altri, a Giambattista Basile e Lopunto degli Conti, ma anche nella disseminazione di modalità comunicative e distanze ideologiche, come abbiamo visto, nel consolidamento inoltre di generi di scrittura spesso marginali e storicamente anche inesistenti, fu sicuramente il caso del genere fiabesco inaugurato da Giambattista Basile. L'analisi di questo ricco patrimonio culturale e la cronologia che lo attraversa rendono Napoli Civile un testo di grande valore accademico, scritto, e questo è un altro punto forte del testo, scritto in un linguaggio fruibile, che accoglie il lettore, non necessariamente un lettore specialista, accoglie il lettore ed è capace di instaurare un dialogo tra analisi storica ma anche presente, perché Napoli Civile ha un grande sostrato di modernità. L'eruzione vesuviana del 1631, ad esempio, la rivolta di Masaniello del 1647 e la peste del 1656 invitano anche ad una riflessione sull'idea di emergenza, sui rapporti tra istituzioni e masse, sul ruolo che diversi agenti reclamano nella specificità di contesti storici in crisi. E qui il contatto con ciò che stiamo vivendo mi sembra quasi automatico. Gli avvenimenti di una capitale della prima età moderna stimolano traiettorie di lettura che parlano anche all'individuo del nostro tempo, lacerato da crisi ambientali, emergenze sanitarie e tensioni politiche che si consumano ieri come oggi in una sfera pubblica smagliata da polarizzazioni ideologiche, moti conflittuali, ma anche spinte creative forti e innovative. Le spinte creative, ieri come oggi, del popolo civile. Quindi Napoli Civile parla anche al nostro tempo, e questo è una nota che aggiunge ulteriore qualità alla struttura, all'impianto strutturale di Napoli Civile. E con questa ultima riflessione sulla modernità di questo testo, che ho letto con grande piacere dalla prima all'ultima pagina, chiudo questo mio brevissimo intervento, invitando, se mi è concesso, tutti ad immergersi nelle pagine straordinarie di Napoli Civile, che contengono, credetemi, molto di più di quanto io non abbia detto. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie alla professoressa Gianfrancesco, che veramente è stato una splendida sintesi del volume, che è veramente molto molto complesso. Ecco, ora così come avevamo visto prima, passo la parola al professor Dingo Fabris, che ci parlerà di altri aspetti di questo, di un volume veramente splendido. Bene, naturalmente la mia funzione è quella di parlare di quello di cui mi occupo insieme al collega che verrà dopo di me, Gianfranco Salvatore, cioè di musica, ma ha un significato molto particolare la musica in questo libro, in prosecuzione di quello che già si vedeva in diversi altri volumi di Michele Rack, che è uno studioso che discipline non in maniera così paternalistica come succede molto spesso. Quasi sempre quando si parla di musica in un volume più generale si trova un capitoletto: c'è anche la musica, per esempio a Napoli nel 600, o nella pittura di un periodo, o in una storia di un'altra città. Invece pian piano nei volumi da Basile a Napoli Gentile, noi abbiamo visto già negli anni come la musica avesse preso la funzione nella narrazione di Michele, un po' di poter narrare in maniera, rendere veramente percepibile l'idea di una città di suoni, di una città sonora, come si vedeva dai titoli dei capitoli del libro, appunto,
Napoli Gentile, dove il primo capitolo si intitola La città musicale, il secondo Le canzoni del bel tempo antico, e poi un capitolo sul teatro, e poi libretti, e poi attori e maschere, e poi feste, e finisce l'ultimo capitolo con La tiorba e altri strumenti della poesia musicale. Parla di canzonieri, parla di esecutori, colti e popolari, di sensazioni sonore, ma in fondo che cosa fa Michele Rack? Riproduce quello che già nel 600 Giambattista Basile aveva fatto, aveva interpretato già in maniera estremamente attenta il soundscape della città, cioè il tappeto sonoro di questa città, che le guide come la guida del forestiere, per esempio, del 1634, descrivevano come un ronzio, come quello di api, perché la popolazione che è stata descritta da chi mi ha preceduto era talmente enorme che questi suoni si mischiavano con vociare, con rumori, con le campane, con le processioni, con tutto quello che si può immaginare. I 10 capitoli che compongono questo libro, che come vedete ho già saccheggiato in maniera gioiosa, in 519 pagine, non mancano appunto anche questa volta in ogni capitolo di segnalare qual è il ruolo della musica accanto a tutte le altre discipline, accanto a tutte le altre arti e tutte le pratiche di una società che appunto si vuole interpretare non più dal punto di vista della corte vicereale, rapporti di potere, ma dall'altra parte. E questo è straordinario, perché Napoli nel 600 cominciò un cammino inarrestabile che poi esplose nel 700 affermandosi come la capitale europea della musica. E chiunque partisse da Napoli e emigrava nel mondo del Settecento veniva accolto con un rispetto che oggi non ci potremmo mai sognare. Ma già dal Seicento fare il musicista a Napoli era il mestiere più sicuro, tanto che 4 dei 10 orfanotrofi attivi alla fine del Cinquecento, orfanotrofi maschili attivi alla fine del Cinquecento, furono trasformati dagli inizi del 600, dal 1608 in poi, in scuole di musica popolari, i conservatori, perché questo era il nome dell'orfanotrofio a Napoli ed è diventato poi un sinonimo, ancora ai nostri giorni, della scuola di musica più elevata. E con 4 conservatori attivi si formarono migliaia e migliaia di musicisti che invasero prima tutto il mercato possibile cittadino, con 500 chiese che offrivano lavoro sicuro a tantissimi musicisti, ma la competizione era enorme, dovevano essere veramente bravissimi, e poi emigravano e da qui è nato appunto il mito della città musicale. Allora, dall'introduzione noi troviamo già un capitoletto sulla sirena, sul mito fondativo. E naturalmente il mito di fondazione della città come Partenope e l'autoidentificazione, e questo lo ricordo sempre in ogni circostanza, e non può quindi che essere la migliore introduzione a questo libro, che Napoli è l'unica grande capitale mediterranea, europea e probabilmente nel mondo che è nata su un mito musicale, sul canto appunto di un essere mitico. Poi il secondo capitolo è dedicato alla distruzione di cui abbiamo sentito parlare prima, alla prima dei 3 momenti terribili che ha vissuto la città di cui parla il libro di Michele Rack, l'eruzione del Vesuvio del 1631, che però ha provocato anche una serie di reazioni nel campo musicale strepitose. Ci furono, grazie alla elevazione di San Gennaro a principale protettore, mentre prima non lo era, dei 22 santi protettori che erano già allora circondavano la Vergine Maria come super protettrice, San Gennaro comincia a tirare talmente tanta attenzione da farci una cappella musicale. Il tesoro di San Gennaro diventa la seconda cappella musicale più importante dopo quella del viceré a Napoli. E su questo noi abbiamo una citazione molto colta di Michele Rack, che fa capire quanto a fondo lui abbia
lavorato per raccogliere tutti gli elementi, e ci sorprende che troviamo una citazione musicale così esplicita parlando dell'eruzione del Vesuvio. A pagina 100 noi abbiamo la citazione di un madrigale di Michelangelo Rossi dedicato appunto a questo spettacolo impressionante. Eppure Michelangelo Rossi non era napoletano e non viveva a Napoli, quindi era arrivata a Roma questa descrizione, e se avevo pensato di farlo sentire, però in realtà si può trovare facilmente su internet, così evitiamo di togliere spazio agli altri che vorranno venire, visto che Michele Racchi invita il lettore a questo punto a trovare questa musica e a sentirla, Mentre d'ampia voragine di Michelangelo Rossi, un madrigale a 5 voci. Nel terzo capitolo, e il capitolo sulla fiaba, noi abbiamo il raccordo con tanti altri scritti sulla fiaba, più antichi, ma anche recentissimi, di Michele Racchi, come Logica della fiaba, per esempio. E naturalmente fiaba ci riporta ancora una volta a Basile, ma ci riporta anche alla musica, perché a pagina 120 abbiamo musica e racconto, un bellissimo paragrafo. Bisogna dire che alcuni di questi paragrafi sono in realtà talmente brevi e costellano questa trattazione in una maniera così concisa, come una poesia, sapete quelle poesie veramente essenziali giapponesi, che si può leggere questo libro anche come una raccolta di aforismi che rinviano però a fatti sostanziali. Quindi, invece di usare la retorica che è tipica degli intellettuali italiani, di voler far vedere che sanno tutto, descrivere tutto, Michele Racchi ci dice in ogni paragrafetto che cosa è importante sapere. E questo paragrafetto, musica e racconto, è davvero perfetto. Capitolo quarto. Persino parlando del mangiare, da pagina 149, noi troviamo a un certo punto la descrizione di canti goliardici che si possono ascoltare nel godere del mangiare come ritualità collettiva assolutamente meridionale, assolutamente napoletana, quella che porta all'esplosione delle cuccagne. Ecco, il canto del Gaudeamus, il canto che i clerici vaganti avevano cominciato a portare in giro dal Medioevo in tutta l'Europa, e qui abbiamo questo risvolto sonoro persino nel mangiare. Il mio capitolo preferito, i miei due capitoli preferiti sono il quinto. Ma insomma, conosciuta o forse sconosciuta ai più, un poemetto di Didone pubblicato nel 1640, e questo mi ha subito sollecitato. Ho trovato questa cosa sorprendente, straordinaria, potrebbe giustificare un fatto storico che per noi musicologi è acquisito ma non spiegato. Perché la prima opera in musica rappresentata a Napoli nel 1650 è la Didone di Francesco Cavalli. Il libretto della Didone è il libretto di un'opera veneziana, un'opera tra l'altro di un autore straordinario, Giovan Francesco Busenello, un grande poeta per musica, libertino, molto 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 libero nelle sue espressioni, con una musica che è veramente straordinaria, è l'erede di Monteverdi, il più grande da quel momento. L'opera non lascia più Napoli, nasce quindi con Didone, e possiamo immaginare quindi quanto importante sia questo capitolo anche come preparazione per noi a questa trasformazione di una città che
avendo una corte instabile, una corte con viceré che si alternavano troppo rapidamente, non aveva potuto conoscere l'opera di corte alla Fiorentina, ma che non ancora aveva scoperto l'opera alla Veneziana, cioè un'opera privata, un'opera a pagamento nei teatri pubblici. Dopo il 1650 diventerà, insieme a Venezia, la capitale dell'opera italiana e poi europea. Salto i capitoli 6 e 7, il 6 perché di Masaniello ne abbiamo sentito parlare tantissimo poco fa, è veramente un altro di quegli eventi cruciali, 1650. Viene tagliata la testa succede questo al maestro della Cappella Reale Giovanni con questa data e l'epoca che nascerà dopo sarà completamente diversa. Quindi sono momenti epocali ben individuati in questo libro anche per la musica, e la musica come segnale, trombetti, tamburini, nella baraonda dei moti rivoluzionari emerge continuamente. Il capitolo 7, Pastori in Arcadia, e il capitolo 8, dedicato a Lizzanni, li lascio al collega Giovanni. Conoscenze che Michele Rack ci ha insegnato da tanti anni nel campo della moresca, della villanella, della commedia dell'arte con musiche, di tutte quelle questioni che probabilmente tra pochi minuti Gianfranco potrà introdurre molto meglio di me e che lo hanno anche molto avvicinato all'autore di questo libro. E vorrei citare per ultimi due capitoli che restano, Cade il mondo, un bellissimo titolo, è in realtà il capitolo più lungo. Sono tante pagine dedicate a un autore che è assolutamente straordinario, importantissimo, ed è napoletano, ma ce ne siamo dimenticati. Lo abbiamo lasciato un po' agli storici dell'arte, un po' a qualche storico della letteratura che lo vede di per sé come una specie di caso isolato e straordinario. Io ho sempre avuto il sospetto che Salvatore Rosa con la musica avesse molto a che fare, e ne aveva già accennato Ulisse Protagiurleo, spiegando che lo zio di Salvatore Rosa era un costruttore di chitarre a Napoli ed era di origine pugliese, di Bitonto. E quindi Salvatore Rosa frequentava insieme a Giovanni Battista Badessa questa bottega di costruttore di chitarre e si imbeveva di questa musica capitolo. Ma in realtà all'interno di questo è spiegato così: da Pitagora ai castrati. Lo spettacolo di questa città tumultuosa, variopinta e sonora, l'arrivo di che cosa? Della categoria dei cantanti più bizzarri e più straordinari che l'umanità abbia concepito, ossia i cantanti virati, il cantante castrato. I castrati hanno a che fare con le accademie, hanno a che fare con le sirene, con Partenope, con la chiesa e con l'opera e con i palazzi nobiliari. Entrano dappertutto nel tessuto, entrano nei conservatori dove sono particolarmente richiesti perché saranno merce di scambio e preziosissima, che arricchisce i conservatori napoletani, e
accostati alle virtuose, diventeranno i due poli di attrazione incontenibili della seconda metà del Seicento a Napoli. Ed è il nome Nerone, tra l'altro, anche questo ha molto a che fare con l'opera a Napoli, perché la seconda opera eseguita a Napoli dopo la Didone di Cavalli fu il Nerone di Claudio Monteverdi, 1651. Questo Nerone in realtà si chiamava nel titolo veneziano l'Incoronazione di Poppea, ma poiché Poppea era un nome un po' troppo provocante per una città come Napoli e non era la libera Venezia, e in più a Napoli Nerone era ancora considerato un simpaticone, un eroe per il popolo napoletano che, come diceva Livio, acclamava Nerone, che andava apposta magari pagando la clac nell'arena napoletana per farsi sentire con la sua lira. E si chiude il libro con un capitolo finale molto ricco dedicato alle feste di corte, in particolare a una descrizione di festa di corte del 1659, che anche questa io considero determinante e per la quale ho avuto una fortuna sfacciata, perché è uno dei pochi libri napoletani del Seicento che sono riuscito a trovare sul mercato d'antiquariato senza svenarmi in maniera eccessiva, pur essendo un libro di feste, di quelli che costano, che valgono tantissimo. E queste feste descritte da Andrea Cimino nel 1659 danno veramente l'idea di quello che fosse un percorso festivo della città di Napoli. A pagina 456 c'è quello che io considero l'emblema di, se uno volesse spiegare a degli studenti che cosa significa il paesaggio sonoro di una città, deve leggere pagina 456, troverà la descrizione del soundscape attraverso questo libro di feste commentata da Michele Rack come un grande esempio di maestria letteraria. Io mi fermo qui, credo che abbia già espresso il mio entusiasmo per questo libro. Grazie professore. Grazie professor Fantuzzi. E questa magistrale analisi puntuale del testo, ma soprattutto per la focalizzazione degli aspetti musicali del volume. Siamo un po' in ritardo, comunque ecco, passo immediatamente la parola al professor Gianfranco Salvatore dell'Università di Lecce. Grazie. Il microfono, Gianfranco. Grazie, Dinko. Come ha detto il professor Paolella, io sono un etnomusicologo e già il fatto che io sia presente qui assieme a un musicologo barocchista come Dinko Fabris già dà la misura di quanto vasti siano gli interessi e gli approcci non solo agli oggetti delle ricerche del lavoro di Michele Rack, ma al suo stesso modo di sentire l'universo della cultura. È vero che sono un etnomusicologo di un tipo un po' particolare, perché mi occupo di etnomusicologia storica, che è una disciplina pochissimo presente in Italia, e quindi sostanzialmente studio le manifestazioni popolari della musica o quelle di matrice urbana ma ispirate al popolaresco nel passato. Quindi già questo è un primo grado di avvicinamento tra il professor Rack e il mio lavoro. Quello che vorrei dire inizialmente, perché penso che sia un contributo anche a capire la vastità, si dice di solito la vastità degli interessi, ma direi la vastità del mondo di Michele Rack, che lui affronta avendolo prima costruito dentro se stesso, e nella fattispecie musicale, ma non solo, ci unisce semplicemente per il fatto che io le mie ricerche si erano molto giovate della lettura del classico Napoli Gentile. Noi non ci conoscevamo personalmente, ma io lo contattai un po' più di 10 anni fa, credo nel 2011,
per invitarlo a un convegno internazionale scaturito da una ricerca che portava avanti con l'Università di Chicago, avendo a un certo punto deciso di non occuparmi più o di non occuparmi soltanto, come descriveva il mio lavoro Paolella all'inizio, di cultura afroamericana, ma anche di cultura afroeuropea, un campo che era tutto da ricostruire e da inventare anche sul piano metodologico, in cui il lavoro di Michele Racco costituiva un precedente. Anche perché, come Michele, ero convinto che se si può studiare l'inizio dell'interculturalità euroafricana a partire dall'età protomoderna, questo andrebbe fatto innanzitutto a partire da Napoli, che vi garantisco che frequentando maggiori specialisti di questa branca multidisciplinare di ricerche, quella del rapporto tra la cultura africana e le culture europee della prima età moderna, conoscendo non solo la letteratura inerente, ma anche molti degli specialisti di questo ramo, un po' in tutto il mondo, devo accusare il fatto che benché una messa enorme di materiale in proposito sia nella cultura e nella storia di Napoli, pochissimi all'estero se ne sono accorti. E quindi, diciamo, la prima cosa che mi ha avvicinato anche in amicizia, oltre che fratellanza accademica con Michele Rack, è stato il fatto di difendere questo lavoro di scavo su Napoli, che tra i tanti meriti storici della sua cultura, ha anche il fatto di aver acceso numerose opere di varia natura, quindi non solo letterarie, la questione dell'interculturalità tra le grandi capitali europee e il mondo africano nell'età protomoderna, cioè nell'età in cui comincia la tratta schiavistica, che però ha una fisionomia diversa anche di scambio in alcuni luoghi particolarmente illuminati, dove la tolleranza si traduce in un'effettiva transculturalità, come è stata Napoli, perlomeno durante tutto il Cinquecento e nei primi decenni del Seicento. Da qui l'incontro con Michele Racco è poi diventato un'amicizia che si è protratta nel tempo, finché 2 anni fa, in piena reclusione da epidemia di Covid, abbiamo deciso assieme di fondare questa collana di libri in cui che è stata inaugurata da questo bellissimo libro di Michele, Napoli Civile, e il cui secondo volume, che è quasi un fratello di questo libro, è stato un libro da me curato con altri grandi studiosi internazionali, tra cui lo stesso Michele Rack, su questo genere di interculturalità eurafricana. Questo solo per dire, se ce ne fosse bisogno, della vastità di interessi che riscuote il lavoro di Rack, che trova particolare spiegamento, oltre che spiegazione, in questo libro così ricco da andare perfino oltre il classico Napoli gentile, e il cui senso anche ideale, secondo me, viene riassunto da questo breve passaggio che adesso vi leggerò, che sta verso la fine del libro, a pagina 439, e che dice molto dell'opera e del metodo di Michele Rack, e secondo me anche parecchio dell'uomo Rack. Napoli è una città obliqua che scende dalle colline dentro il mare. Per questo il suo immaginario è come instabile e scivola facilmente verso le profondità aggressive e benefiche delle acque, acuendo la sensibilità e la percezione visionaria per altri abissi. I vagabondi, i miserabili, i mostri, la memoria, i piaceri, la morte, che per essere assimilati e controllati sono messi continuamente in forma di miti, leggende, racconti e inevitabilmente teatro. E quindi una parte importante di quelle che da sempre sono le ricerche di Michele Rack, che trovano particolare ulteriore coronamento in questo libro, sono i vagabondi, i miserabili, i mostri, tra cui gli africani neri, sicuramente, e il loro modo in cui Napoli ha saputo mettere anche loro, assieme ad altri marginali, nella forma di miti, di leggende, di racconti e inevitabilmente teatro. Quest'ultima parola, cruciale secondo me nella considerazione dell'opera di Michele Rack, ed è anche l'aspetto che forse di più ci avvicina,
cioè il fatto di considerare qualsiasi storia delle arti, che sia della letteratura, della musica, ovviamente del teatro, come la storia di arti evidentemente o a volte sottilmente performative. Sul piano iconografico basta pensare alla magnifica copertina di questo libro. Cos'è questo se non il grande teatro di strada della Napoli protomoderna? Quindi una parte a cui sono particolarmente sensibile dell'opera di Michele Rack è il fatto che questa sua sapere enciclopedico che si risolve in pagine straordinariamente dense, e tanto più straordinariamente dense in quanto straordinariamente piacevoli, che è un'arte rara di scrittura e di pensiero. Per me è importante, come anticipava Dinko, il capitolo settimo, dove Michele, con le sue grandi abilità di sciatore del pensiero, scivola dai pastori dell'Arcadia fino appunto ai neri africani e a quello che i napoletani hanno tratto da questo contatto con gli africani, che erano sì schiavi, ma qui siamo in una casa pontaniana che si giovava della tradizione di tolleranza che era stata stabilita dall'Accademia Pontaniana e da Pontano stesso. Penso che a tutti gli studiosi e lettori di Pontano sia nota la famosa diatriba con Matteo Bandello, che aveva completamente sovvertito un aneddoto di cui Pontano si serviva per incitare il suo pubblico, incitare i napoletani e non solo a trattare bene gli africani che erano loro schiavi, per evitare che impazzissero da questa atrocità della storia. Purtroppo si coltivava in tutta Europa, anche se a Napoli con una tolleranza e una curiosità umana e culturale sicuramente superiore a molti altri luoghi d'Europa. Bandello prese, come è noto, questo apologo pontaniano, lo ribaltò in una novella in cui parlava di uno schiavo che è battuto dal suo padrone, ammazza la padrona, ne ammazza i figli piccoli e poi si suicida precipitandosi da un autore. E scriveva addirittura nell'introduzione, in modo, come dire, critico se non ironico, sapendo che voi signori napoletani mirabilmente vi dilettate di tenere schiavi. E su questa tolleranza napoletana verso gli schiavi e questo sentimento spesso di fraternità, sono nati interi generi di cui una freschissima e densa sintesi è data dal capitolo settimo del libro Napoli Civile, in cui si parla molto ad esempio anche di Moresche. Le canzoni Moresche erano un intero ciclo di canzoni scritto a Napoli, erano almeno 12 canzoni diverse, che per la prima volta nella letteratura mondiale, con un solo piccolo precedente in un'opera popolaresca spagnola, dove ci sono due personaggi neri, sono interamente dedicate alle azioni della comunità nera a Napoli, e messa in canti e balli, dichiarazioni di fierezza etnica, orgoglio razziale, ma anche battibecchi intertribali tra schiavi africani di diverse etnie, come sarebbe accaduto soltanto secoli dopo, nel Novecento, dei grandi compositori americani come Gershwin e altri, in cui si facevano questi musical all negro, come si dice, con i personaggi tutti neri che intrecciano le loro vicende senza alcun bianco. E questa cosa è nata a Napoli, è nata nella Napoli delle canzoni moresche, che Michele ben descrive anche nelle sue ramificazioni seicentesche, perché questo genere che nasce nella prima metà del Cinquecento napoletano poi si prolunga nella letteratura, quella di Basile, nella di Orbattaccone e non solo, e nel teatro di strada e poi nei carnevali ancora nel 6 e nel 700. E basta leggere i titoli dei paragrafi che Michele vi dedica per capire quanto ampio e ricco sia questo mondo che intreccia molteplici arti, spesso sul piano performativo, mettendole in scena in forme parateatrali o di teatro musicale o squisitamente teatrale. I mori in scena e per strada, cioè questo titolo è un'ottima sintesi.
della permeabilità di questo discorso che simpatizza con la vita della comunità nera a Napoli. Balla la schiava mora per la principessa bianca, balla Lucia Canazza, che da personaggio diventa nome di un ballo, il ballo della Lucia, che si chiama La Sfessania e la Catupa, era da alcuni considerato addirittura un'anticipazione di gesti, passi e posture poi assimilati nella tarantella. Tutti ballano per strada e tuba, catuba, che è appunto una delle forme che prende questa forma, questa tendenza a creare delle forme afro-europee nel ballo, che vede a Napoli, nella Napoli civile, nel senso in cui lo intende Michele, una particolare attenzione, fioritura e coinvolgimento di popolo, non solo, è collettivo, dal popolo all'aristocrazia. E così il paragrafo intitolato Moresche, quello sulle glorie, cioè pantomime di carnevale, con allusione ancora una volta alla Tiorba a Taccone, con i suoi molti travestimenti, procuratisi dai napoletani, annerendosi il viso e misurandosi nel ballo della Lucia, non nel ballo della Sfessania. E dunque non ho potuto fare a meno di mostrare che la mia lettura di questo libro sta nel microcosmo costituito dal capitolo settimo, i cui temi e i cui intrecci che ci impegnano ormai settimanalmente in molte proficue e divertenti discussioni possono essere letti come il microcosmo dell'intero libro. E sicuramente, quantomeno, dell'amicizia intellettuale e personale che da più di 10 anni lega a me e Michele Racca, di cui anche qui lo ringrazio. Grazie, professor Salvatore. Grazie, Interessantissimo complimenti. l'intervento, soprattutto perché messa in fuoco a fuoco la teatralità della cultura e della diversità della napoletanità, ma perché sarà molto interessante appunto sulle interferenze culturali della canzone, soprattutto appunto con la Moresca. Passerei ora la parola alla professoressa Giovanna Caganelli, che insegna, come abbiamo detto prima, all'Università di San di Perugia. Prego. Grazie, grazie. Intanto ringrazio davvero il professor Paolella per questo invito. Ringrazio Michele Rack per avermi coinvolto in questa conversazione di questa sera. Mi scuso se andrò davvero abbastanza veloce perché qui stanno già chiudendo, mi hanno già bussato alla porta per uscire dal mio studio. Ma intanto, grazie a tutti. Diciamo che la complessità e sicuramente l'interesse di questo volume, Napoli Civile, è già stato ampiamente dimostrato dagli interventi che mi hanno preceduto, tutti davvero interessanti e vi ringrazio davvero per questo punto di vista che avete lanciato sul testo. Dunque, un testo che ritengo molto complesso, come qualcuno ha già detto, scritto in maniera affascinante. Basterebbe guardare i titoli dei paragrafi, poi adesso qualcuno anche ne citerò. Basterebbe guardare anche, diciamo, come dire, il percorso intanto paratestuale del volume, perché in effetti già è stata citata la copertina di Spadaro, Piazza del Mercato a Napoli del 1647, che risponde, direi, la stessa copertina al focus del volume principale, del volume, all'obiettivo forse, a uno degli obiettivi principali del volume di Michele Rack, cioè questa mappa del fluire trasversale delle idee, come lui dice, il luogo delle dicerie, i teatrini, la mostra dei corpi, i confronti, gli inganni, i travestimenti, le truffe e le rivolte. Ecco, tutto questo in qualche modo è già rappresentato in copertina, ma lo ritroviamo poi anche nell'indice, perché l'indice viene
definito da Michele Racco come una mappa, ed è una mappa dei nomi, dei luoghi, delle idee. E dunque nel mezzo i 10 capitoli che in qualche modo sono già stati attraversati e poi le 75 immagini. Ecco, allora direi che intanto è un percorso ricchissimo questo, ma come dice lo stesso professor Racco, come dice Michele nell'introduzione, un percorso che è cominciato negli anni 70 se non prima ed è ancora in corso, quindi una sorta di work in progress, se vogliamo, questo di dell'interesse per il barocco, dell'interesse per la storia di Napoli, come ha detto la professoressa Gianfrancesco, questa è un volume, è uno scrigno di storia napoletana, dunque è uno scrigno sul barocco napoletano, ma aggiungo con uno sguardo proteso sempre verso l'Europa, perché mi pare che l'Europa sia uno degli interessi portanti anche non solo di questo volume, ma degli interessi più in generale di Michele Rack. Ecco, l'obiettivo europeo è anche l'obiettivo portare i suoi progetti di ricerca in un ambito che diciamo è sia locale che anche europeo, quindi una Napoli come capitale europea, una Napoli che è vicina a Parigi, una Napoli che è ancora più popolosa di Parigi, quindi in questo senso mi sembrava un altro punto interessante. Quindi l'attante principale rimane questa città napoletana, Napoli, nel medio 600, in una rapida espansione e con una classe sociale emergente, che è quella appunto del popolo civile, come Michele lo racconta. Siamo negli anni centrali del 600, tra il 30 e il 70, e questi tre eventi di cui abbiamo già parlato scuotono Napoli, ma tre eventi, tre crisi che alterano il sistema sociale e dunque si viene formando un nuovo sistema sociale, appunto quello del popolo civile, questo aggregato particolare di cui già si è parlato. E questi tre eventi importanti, diciamo, ridisegnano l'identità napoletana. Questo aggregato del popolo civile si è configurato dunque nel corso del secolo anche con un insieme di opere che hanno prodotto l'immagine di Napoli barocca, quindi dal teatro al racconto fiabesco, alla cronaca, alla guida per i viaggiatori, ai quadri e alla grafica, un altro appunto interessante che Michele Rack porta in campo. Allora direi che questo libro mostra proprio come i testi della letteratura e delle altre arti rappresentano il mondo vivente meglio di qualsiasi cronaca. Quindi questo è uno, mi pare, dei punti fondanti di Michele Rack, cioè questi testi che nascono in reazione a degli eventi e di cui il popolo civile si appropria, di cui il popolo civile fruisce, eccetera, costruiscono non solo l'identità della Napoli, della nuova Napoli, della Napoli barocca, ma ci danno anche un modo forse diverso per entrare nel volume, perché quello che vorrei dire, anche se scusatemi un po' rapidamente, avvicinare questo libro attraverso questa serie di testi che sono poi la reazione agli eventi, si può fare attraverso, secondo me, due parole chiave del testo, perché da un lato abbiamo quella che potrei definire intertestualità o anche intermedialità, e dall'altra la parola invece metamorfosi. Secondo me sono due parole che ci permettono di entrare profondamente nel testo, e ci fanno capire come in effetti le idee transitano attraverso i testi, ma anche segnalino e anche orientino il mutamento sociale. Ma dunque quali testi? Ecco, per rispondere a quel primo criterio di intertestualità che io ho un po' citato, che riassume anche in maniera molto, molto sintetica tutto il grande lavoro di costruzione testuale che c'è all'interno di Napoli civile. Diciamo che potremmo parlare di testualità allargata, perché è una testualità che mette in campo non solo la letteratura colta, la letteratura in lingua napoletana, la traduzione, che non è mai una semplice traduzione in lingua napoletana, ma accanto alla letteratura abbiamo sentito la musica, per esempio, ma abbiamo sentito la pittura,
ma il teatro, le feste, fino ad arrivare alla vita quotidiana. Ecco, qui questo diciamo percorso e questo circuito, secondo me, questo flusso testuale, questa circolarità sincronica di testi che mi pare siano mediatori di concetti, di idee, e arrivino poi, ognuno di questi ha dei pubblici anche diversi, a volte permeabili fra loro, quindi a volte che si avvicinano fra loro, a volte invece non sempre è così però. Ma posso ancora continuare facendomi ancora la domanda, ma di quali testi ancora si parla nel volume di Michele Racca, attraverso quale metodologia diciamo porta avanti questa rassegna interessantissima, affascinante, ricchissima, profonda, perché poi qui i fili che potremmo trarre davvero anche guardando i testi che sono rappresentati sono davvero tantissimi. Ma nel volume abbiamo esempi di letteratura colta come il Cunto, abbiamo esempi di letteratura colta come il Quarto dell'Eneide. Ecco, mi ha particolarmente interessato questo discorso sul Quarto dell'Eneide perché diciamo è un'operazione in lingua napoletana. Sappiamo che la lingua napoletana qui in questi casi contiene, manifesta, costruisce quel sottotesto ideologico che va contro la tradizione, per esempio quella toscana, che va contro diciamo le tradizioni stabilite e che ci serve un po' per rompere gli argini, per uscire, per dichiarare la propria libertà. Quindi in questo senso i sottotesti contenuti nel Cunto dei Cunti e nel Quarto delle Eneidi mi sembrano davvero molto interessanti. Ma accanto alla letteratura colta, come è già stato detto, c'è un'operazione molto interessante che Michele Racca fa, cioè quella di mettere insieme altre forme documentali, come ad esempio appunto i libretti da fiera, da mercato, i foglietti di preghiere, le immaginette diciamo sacre a volte, tutti i testi che circolavano, che venivano letti, che passavano di mano in mano, che quindi venivano, come dire, riletti, ricostruiti, parodiati, costruendo appunto questa circolarità di cui attraverso cui è possibile anche leggere questo libro. Non posso non citare, non posso fare a meno di citare un approccio teorico che sottostà alla Napoli civile di Michele Racca, che condividiamo, che è quello di Lotvan, per esempio, no? Pensiamo a quando Lotvan parla ricostruendo i testi della cultura dei Lubok. I Lubok erano quadretti popolari di vita quotidiana, quindi quadretti popolari russi di vita quotidiana. Quindi diciamo, parliamo quindi di una libera circolazione e di una pratica di riuso del materiale diciamo culturale. Siamo allora nel medio Seicento e naturalmente riscrivere il Quarto dell'Eneide in napoletano, spostando l'epos verso il carattere erotico passionale, dove anche la parodia era dietro l'angolo, naturalmente, come ho detto, aveva un significato importante. Quindi ecco, diciamo, circolarità, come possiamo dire, sincronica dei testi, quindi questa catena comunicativa importante attraverso cui leggere la storia di Napoli e che fa la storia di Napoli, perché i testi sono prodotti dagli eventi, ma poi questi testi producono altri testi che ci aiutano a ricostruire, anche tornando indietro, appunto la Napoli barocca. Dicevamo, non solo testi in senso sincronico, ma prendo un piccolo, rapido, ma un esempio tra i tanti molto interessanti che parte proprio da questa riscrittura del testo di Virgilio, che è l'episodio naturalmente dell'innamoramento di Done. Dico naturalmente non a caso, perché diciamo la ripresa dei classici già a partire dal Rinascimento, poi adesso anche in epoca barocca, nel Seicento eccetera, privilegiava quei testi di Virgilio che permettevano di essere più fruiti, perché ricordiamoci che questi testi venivano recitati, venivano ascoltati, venivano
letti, ma anche si ballava, si cantava, mentre anche durante le feste, quindi erano, come dire, appartenevano alla corte, ma appartenevano anche al popolo. E da poco, diciamo, ho finito di lavorare su un secondo dell'Eneide interessante, che è uscito però nel 1539 nell'ambito del Tifernate, eccetera, e questo mi ha permesso di vedere appunto e anche di riscoprire in questo capitolo 5 di Michele Rack un poco una storia della ripresa dei classici, quindi anche da questo punto di vista la riscrittura in napoletano è davvero molto importante e molto interessante. Qui, ecco, dicevo, c'è il paragrafo finale di questo capitolo 5 che mi è piaciuto moltissimo, dice: forse qualcosa ha visto. Leggo questo semplicemente a conforto del fatto che non parliamo solo di circolarità sintagmatica e sincronica dei testi, ma che naturalmente c'è anche un lavoro che è quello del filologo e quello dello storico, quindi dei testi vengono anche recuperate le fonti in qualche maniera, per cui dice questo incontro con nuance erotiche non va fatto risalire soltanto ad una versione burlesca di un classico o di una solenne storia d'amore vista da un punto di vista triviale e plebeo. Il lettore, ad esempio, non dimentichi che una calcografia di carattere erotico con Didone ed Enea era nei modi le 16 posizioni de omnibus veneris schematibus, quindi di Marcantonio Raimondi, che poi proveniva dai disegni di Giulio Romano. Quindi ecco che la commistione fra testi ed immagine, riassumo veramente in maniera molto sintetica questa circolarità di canali comunicativi, questa circolarità di sistemi segnici, questa circolarità di testi della cultura, ecco, non è solo linearmente ricostruita, e questo è un fatto già molto importante, ma è anche ricostruita con l'occhio dello storico e con l'occhio del filologo che appartiene anche davvero a Michele Rack. Quindi questo fatto della ricostruzione interessante anche per la ricostruzione proprio della fortuna dei classici mi sembrava molto importante. Tra diciamo le modalità che riguardano questa intertestualità, dunque testi che circolarmente si richiamano e che costruiscono questa eco comunicativa che costruisce anche la Napoli, perché Napoli è un eco, è una città sonora, come si ricordava appena prima. Ecco, accanto a questo c'è un'altra parola che mi ha colpito molto che Michele utilizza parlando di grafica, quindi dice: ciò che è interessante, quali sono i testi, quali sono le modalità attraverso cui la Napoli civile si ricostruisce anche attraverso la grafica, ma qui che cosa vuol dire grafica? Beh, qui grafica ha effettivamente un significato particolare. La grafica si riferisce alla diciamo alla comunione tra case, tra tipografie, tra letteratura, tra testi che vengono editi, tra modalità che ci aiutano anche a perfezionare l'uso dell'immagine, quindi sicuramente xilografie, sicuramente incisione. Ecco, la parola grafica è una di quelle che ricorre, diciamo, almeno 2 o 3 volte all'interno del volume, e che stampa, tipografia, scrittura, riproduzione di immagini, xilografie, incisioni, disegni delle stampe, sono un fatto veramente importante, non solo un fatto importante che dà, come dire, costruisce l'identità del testo Napoli civile, perché ci sono 75 immagini all'interno di questi 10 capitoli, ma è anche ciò che ricostruisce l'identità visiva, visionaria, immaginaria di questa città di Napoli in questa parte mediana del 600. Dunque questo era interessante, importante, ma sicuramente un altro, oltre questa trasversalità dei linguaggi che è più
più vicina forse alla concezione semiotica. Del resto, Michele Rack ha delle incursioni anche in ambito semiotico, mi pare, e anche in questo testo si possono, secondo me, notare. C'è un punto di vista interessante. Ad esempio, i linguaggi non sono solamente quelli scritti, ma la gestualità. Ripensiamo alle feste, ripensiamo, allora diciamo, al teatro, ripensiamo a tutta una serie di comportamenti che hanno una specie di grammatica che li costituisce, perché Michele ha ricostruito la grammatica testuale che riguarda i gesti, che riguarda la gestualità napoletana. Dice, ma che vuol dire il napoletano? Il napoletano è così, può essere trasportato in tutto il mondo e manterrà le sue caratteristiche di fascino, di divertimento, di ciò che ci serve per divertire, di ciò che risponde, in fin dei conti, alla modernità, perché è la modernità che qui sta emergendo dalla Napoli civile. Quindi, ecco, questa, come dire, concezione semiotica è quella che naturalmente con cui ho più confidenza rispetto ad altre tematiche che sono state tracciate, perché il comportamento è un testo, la gestualità è un testo, l'evento è un testo, quindi mi pare che tutte queste letture che si danno degli eventi che ricostruiscono la Napoli civile siano anche un modo per affrontare questo volume così complesso dove diciamo, il concetto di testo, la testualità è una testualità, come dicevo prima, una testualità allargata. L'altra parola, forse corro un po' troppo, me ne dispiace, ma siamo qui in chiusura, è la parola metamorfosi. Questa metamorfosi è, secondo me, una delle parole chiave per poter affrontare il capitolo che Michele Rack magistralmente diciamo, riserva al punto, perché è un suo, diciamo, intanto un suo cavallo di battaglia, se ne è interessato dal 1985, ci ha ricordato, diciamo, Garzanti di allora ci ha ricordato che era stato fatto persino un furto dei suoi testi, che mi era sembrata una cosa veramente davvero un episodio interessante nell'ambito di questa costruzione. C'è stato anche un furto di testi, insomma, che erano rappresentati proprio dalla prima edizione del Punto. Dunque, il genere fiabesco è l'altra delle novità, è l'altro dei tasselli che fa parte di questa testualità allargata, oltre a quelle che abbiamo citato prima, è un genere fiabesco che risponde alla richiesta della modernità, che sta, io vorrei dire, nelle aspettative, nell'orizzonte di attesa di elite e di folle, permette il divertimento, perché certo, queste opere erano opere che dovevano divertire, dovevano arrivare in fin dei conti, diciamo, a divertire chi ascoltava questi, no? Questi racconti, erano opere di intrattenimento, ma non erano solamente opere di intrattenimento, perché questo concetto di metamorfosi che risponde alla modernità, questa modernità che in questo caso Michele Rack studia, è anche un modello generativo del racconto di intrattenimento. Che vuol dire modello generativo? Vuol dire che tutti i racconti del Punto, come dice Michele, sono uguali e sono diversi. Infatti esiste, come dire, una struttura interna narrativa su cui mi soffermo giusto qualche attimo, ma che richiederebbe davvero molto. E dice perché sono tutti uguali e diversi i racconti del Punto? Perché i personaggi fiabeschi, così come lui li chiama, escono dalla famiglia, i personaggi diciamo, superano le prove che il viaggio e lo scontro con l'altro gli impone. Ricordo che qui questa categoria interno-esterno, che forse anche un po' in parte proppiana sicuramente, o gremasiana, ecco, qui la ritroviamo anche nelle analisi che fa Michele Rack, ben più approfondite, sicuramente post-proppiane, infatti le possiamo definire. E questi personaggi, queste funzioni, ma soprattutto no, questi personaggi fiabeschi, quindi escono dalla famiglia, affrontano le prove che il viaggio gli impone, dunque lo scontro con l'altro, questo, e poi tornano trasformati in famiglia. Ecco, è questo, è la trasformazione, è dentro questa struttura. Questa struttura permette tutte le varianti, cioè noi abbiamo questi tre passaggi, uscire da casa,
incontrare l'altro, scontrarsi con l'altro, rientrare a casa modificati. Ecco, all'interno di questa, come dire, di questa intelaiatura, di questa architettura, ecco, tutte le metamorfosi sono possibili, tutte le trasformazioni sono possibili e soprattutto sono possibili quelle trasformazioni che, diciamo, vedono il cambiamento. Dunque tutti, ma proprio tutti, possono cambiare di rango, possono uscire, re e principesse possono modificare il loro status, così come altri dei personaggi. E tutto ciò naturalmente è Basile, dunque traduce il racconto ciò che circolava nei teatri, nei palcoscenici napoletani, con caratteri comici distinti, ma anche efficaci, non solo dal punto di vista del divertimento e dell'intrattenimento, ma dava, diciamo, questa idea di modello che permetteva la trasformazione, che si adattava benissimo, come abbiamo detto, a questa classe sociale emergente. Quindi questo era, mi sembra, il discorso metamorfosi, direi che possa essere sintetizzato in maniera molto rozza in questa maniera, però era uno dei punti, secondo me, interessanti attraverso cui avvicinare le metamorfosi del testo di Napoli Civile, la circolarità delle immagini e dei sistemi segnici della Napoli Civile e dunque la costruzione di questa nuova identità napoletana. Insomma, è inutile ricordare che Basile poi è cortigiano colto, che sa mixare sapientemente tradizioni scritte, stampate, provenienti da fonti diverse, quindi ecco, diciamo che Basile è studiato sapientemente in una maniera magistrale da Michele Racca, che ci ha raccontato molte cose su questo. Quindi il racconto fiabesco come modello generatore di altri racconti è un modello che implica un poco la capacità di liberare, di liberarsi, che indica, insomma, questo, come dire, questa spinta verso la modernità che è rappresentata, secondo me, proprio da questo cambiamento, cambiamento di status. Dunque la letteratura mette in scena ciò che anche la vita quotidiana può, diciamo, mettere in scena. Quindi c'è questa corrispondenza anche molto interessante e molto sapiente che Michele mette sempre in evidenza all'interno del testo tra vita quotidiana e teatro. Quindi questo è, mi sembrava uno degli aspetti più interessanti. Ma diciamo, giusto qualche, così, qualche flash davvero rapido su argomenti a cui Michele ha dedicato tantissimo tempo, tantissime energie, tantissima intelligenza, e questo libro Napoli Civile è un libro profondamente intelligente, profondamente complesso, che credo che diciamo debba essere setacciato da molti punti altri di vista, e sicuramente saranno tanti altri i fili che possono essere ricavati dalla lettura che questo ricchissimo testo ci propone. E anzi, io invito i presenti a diciamo a riunirci, diciamo, come dicevo prima, al professor Paolella, al professor Paolella prima, a Michele Rack, eccetera, ma anche agli altri componenti, agli altri partecipanti di questa sera, per fare una ricognizione generale di nuovo su questo barocco napoletano, questa storia di Napoli napoletana, questa storia di Napoli Civile, anche ai dottorandi del nostro Ateneo. Quindi ecco, è un appuntamento che magari possiamo costruire, di cui ci possiamo, con cui ci possiamo anche avere il piacere anche di rincontrarci. Quindi io allora ringrazio Michele per questa lettura che mi ha immerso veramente in aspetti bellissimi, piacevoli, che però richiede più di una lettura, perché è un libro massiccio, imponente, illuminante, intelligente. Dunque grazie Michele e grazie a tutti. Grazie alla professoressa Zaganelli, e soprattutto per questo suo magistrale intervento di tipo semiotico narratologico, e mi ha colpito appunto quello che era abbastanza noto, cioè ovvero la simbologia del segno della festa, perché poi in realtà tutto è segno, la cultura è segno. Infatti lei ha proposto proprio l'eccellenza dei lavori, quella che appunto è l'Ottoman, che appartiene appunto alla scuola russa, della semiologia russa.
Vorrei a questo punto, grazie ancora, vorrei a questo punto, prima che possano intervenire attraverso la chat, vorrei soltanto porre una piccola diciamo, intervento che riguarda appunto, il nostro centro, che è Gian Battista Basile, appunto l'autore del Conte dei Conti, è stato anche un membro importante dell'Accademia degli Oziosi che faceva capo a Gian Battista Manso e di cui Della Porta è stato anche viceprincipe di questa accademia. Non solo, ma a più parti il libro di Michele Lac cita Della Porta proprio perché ha avuto una grande influenza anche durante tutto il Seicento. Ci lo cita per quanto riguarda, per esempio, la filosofia naturale, per quanto riguarda il concetto di magia, per quanto riguarda anche le ricette che si possono trovare nei suoi libri. Per cui ecco, ci ha citato anche l'importanza che ha avuto Della Porta e che purtroppo ai più è abbastanza ignota. Vedo che c'è un intervento di Luigi La Serra, dice che trova interessantissimo questo tema della metamorfosi, che del resto è centrale anche in Della Porta. E infatti, se Michele vuole rispondere. Certo, grazie, grazie a tutti innanzitutto, ma ho una protesta da fare. Non è che per incontrare gli amici e i lettori devo scrivere ogni volta 519 pagine. Hai Possiamo ragione. anche vedere così. Potrebbe essere un'idea, però, eh? Potrebbe essere un'idea. Grazie, perché così ho preso da tutti quelli che sono intervenuti qualcosa. Ho appreso prima di scrivere il libro, mentre lo scrivevo, e adesso quando ho visto che hanno letto dentro il libro in maniera approfondita, trovando ognuno quello che difatti c'è in parte, perché poi Napoli è molto più ricca e tutti questi aspetti, dalla musica alle accademie, appunto, dalla magia naturale alla semiotica, c'è tutta questa roba naturalmente, in maniera molto più ricca di quanto io sia riuscito a fare. Però più grandi 519 pagine non lo voglio fare, quindi troviamo un accordo. Troviamo un accordo soprattutto con alcuni punti di riferimento, per esempio con il dottorato di Perugia, che può benissimo aprire degli spazi alla ricerca su Della Porta, su Basile, su questo Grazie. napoletano. E la professoressa Zagarelli ha le forze accademiche, come gli altri naturalmente, per arricchire ulteriormente questo che è un semplice primo passo in direzione di questa Napoli civile, che spero continui a essere civile. Grazie. Grazie Michele, veramente io farei un applauso al tuo libro, alle tue parole, alla tua presenza, veramente grazie e anche agli altri. Perdonatemi Vediamo se ci sono altre. se scappo via, ma mi stanno sollecitando di uscire, altrimenti mi chiudono fuori. Quindi grazie di nuovo a tutti, un abbraccio a tutti, spero di risentirvi prestissimo. Grazie professor Paurella, un abbraccio Paurella. Arrivederci, Giovanni. Grazie, grazie mille. Vediamo, credo che non ci siano altri interventi, perlomeno qualcuno voglia parlare. Si è fatto tardi, carceranno anche te. Eh sì, no, per fortuna sono a casa. Ma passi anche lì, io per i pericoli. Non so se ci sono altri interventi, non li vedo. Benissimo, poi No. parlerò con i singoli, prego i miei amici di poi No, io me, no, io me, no, è stato estremamente interessante perché
Effettivamente ciascuno ha messo in rilievo degli aspetti del libro che è veramente ricchissimo e che che andrebbe veramente approfondito. Quindi quindi assolutamente. ci credo. Allora, a questo punto, se prima di chiudere, credo che dovremmo chiudere, a meno che non ci sia qualche altro, qualche ripensamento ulteriore di intervento tardivo. Vabbè, allora a questo punto chiudiamo non prima di dire che la prossima videoconferenza del terzo giovedì del mese di giugno sarà tenuta dal professor Massimo Ciavolella della UCLA in Los Angeles, con il titolo provvisorio La malinconia erotica nel Rinascimento tra medicina e letteratura. Avremo un nuovo mini convegno sui diversi aspetti del concetto di natura tra Medioevo e Rinascimento, organizzato dal professor Francisco de Mendoza dell'Università Santa Maria del Brasile. Con i relatori saranno il professor Bubeglio dell'Università di Buenos Aires e il professor Maria Sorokina e Weil Perrot dell'Ecole Pratiques des Hautes Études di Parigi. Bene, in attesa appunto di questi nuovi interventi, vi dico, andiamo, appunto, diciamo a tutti, buonasera. Grazie. Grazie di tutto, grazie di Arrivederci. tutto. Buonasera, Arrivederci a grazie. tutti, grazie Michele, poi ci sentiremo a giugno. Certo.